Fine primo tempo, Boca Junior, SM, salute, siamo qui con Bencivenga. Bencivenga, che ne pensi di questo primo tempo? Ma una partita molto equilibrata. Molto siamo combattuta. Molto combattuta. Stesso, beh, però forse loro tecnicamente sono un po' più bravi. Però a livello di gioco ce la stiamo giocando sul campo. Solo che lasciamo troppi spazi e non sfruttiamo bene le ripartenze e gli spazi. Cosa dovete fare per portare la vittoria a casa? Ma parlare di più in mezzo al campo tra di noi, giocare di squadra, che la prima cosa è di cuore, poi il resto viene da sé. Va bene, in bocca al lupo per il secondo. Fine primo tempo, Boca Junior, SM, salute, siamo qui con Salvatore. Salvatore, cosa ne pensi di questo primo tempo? Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, bisogna fare un altro pull per portarci la vittoria a casa. Doppiare, dai. Ovviamente. Stiamo giocando molto bene, bisogna fare un altro gol. Va bene, grazie mille, in bocca al lupo per il secondo tempo. Fine partita, Boca Junior, SM, salute. Siamo qui con Giliberti e Zambardino, i migliori in campo delle loro rispettive squadre. Partiamo da Giliberti. Cosa ne pensi di questa partita molto combattuta, molto accesa, anche se siete andati sotto nel primo tempo e non siete riusciti poi a, come dire, a tornare in testa? Sì, il primo tempo è stata una partita molto, cioè ce la siamo giocata, poi infatti ho pareggiato, però poi dopo si è vista la loro netta superiorità, quindi ovviamente a loro, meritano loro la finale. Ovviamente abbiamo avversari molto forti, cosa pensi si dovesse fare magari per tenere più testa? Ma io penso un po' più di corsa, perché loro ci devastavano fisicamente, noi siamo in difficoltà su questo, abbiamo retto fin quanto potevamo, però purtroppo questo è stato il nostro limite, loro sono bravi, giocano palla a terra, niente da dire, meritano loro. Ovviamente, poi cioè, non racconta anche il fatto che voi siete ancora una squadra in rodaggio, ecco. Sì, sì, assolutamente. È solo una prima esperienza, sperando che magari l'anno prossimo possiamo fare meglio. Nonostante una semifinale, comunque penso sia meritata. Diciamo. Sicuramente. Anche noi ce la giochiamo con tutti. A chi vuoi dedicare il tuo gol, della tua prestazione? Gioco, dedico alla prestazione, alla squadra, al presidente, al mister e alla mia ragazza, però purtroppo bene, è una sconfitta. Grazie mille. Bocca al lupo, ragazzi. Bocca al lupo. Benissimo. Ciao, no, Marco. Con Zambardino, migliore in campo del match, autore di due gol, come l'hai vista questa partita? Io parto col dire comunque di fare gli auguri alla squadra avversaria, perché si sono comportati molto bene. Diciamo che per arrivare in semifinale il girone era molto tosto, quindi qualificarsi vuol dire tanto. Come hanno detto loro, è stata la prima esperienza. Io mi voglio ancora complimentare anche perché hanno dato il massimo. Di successivamente voglio dire, comunque noi volevamo fortemente la finale, infatti penso che si sia visto in campo, sì, volevamo su tutti i palloni, fisicamente stavamo molto bene, poi voglio dire abbiamo fatto girare bene palla, che dire, sono contentissimo della prestazione, sì, non solo del risultato ma abbiamo giocato bene. Il risultato ovviamente ma diciamo che è frutto di un gioco corale, duro lavoro, soprattutto si è visto stesso in partita che in un primo tempo subito avete fatto notare la vostra pressione di gioco e avete tenuto. Il primo tempo è stato molto più combattuto rispetto al secondo, forse data la stanchezza noi siamo usciti fuori, quindi abbiamo, per così dire, sovrastati fisicamente. Sì, ovviamente. Cosa pensi bisogna fare per tenere il ritmo anche nelle prossime partite? Io penso di bisogna fare comunque entrare in campo con questa concentrazione, l'approccio alla partita è quello fondamentale, quindi non bisogna sbagliare quelli, poi il resto viene da sé. Ok, perfetto, a chi vuoi dedicare i tuoi gol? Ma sì, sicuramente alla squadra e ai tifosi che sono qui, quindi ringrazio loro. In bocca al lupo. Grazie ragazzi.